la chiamano natura, un eterno ritorno dei segni della vita e della morte, fuori della gioia e dell'angoscia, un verde proliferare d'acque ed arbusti, di ombre e di luci sotto una palla cocente che dà i ritmi alle lotte innocenti, agli agguati necessari. La vita senza aggettivi, che scorre nel tempo senza coscienza di essere storica e perciò senza memoria. La vita che è, che non ha calendari, tutta compresa nel suo lussureggiante istinto di conservare se stessa. Vedi, la natura sembra ormai qualcosa di esotico, di estraneo, ed invece essa è sempre con noi. Basta lasciarle un po' di respiro. D'accordo, non una illimitata libertà di espansione, altrimenti la natura divora anche noi, le opere del nostro lavoro. Guarda, nel nostro caso possiamo dire che la natura ha avuto il sopravvento, ha ridotto un lago in un paesaggio di palude. Non è facile, lo riconosco, far intendere alla gente di trovarci ora nelle acque di un lago. Eppure stiamo percorrendo da sud verso nord uno dei rami del lago di Quarto, che si trova nel comune di Sarsina, a 40 chilometri da Cesena. L'uomo di oggi è chiamato a dar prova di saggezza, dimostrando di saper conciliare le ragioni del progresso con il rispetto della natura. E la storia, per segnare l'avanzamento della civiltà, deve poter contare sugli esiti felici di questo rapporto in cui si realizza un unico destino, quello dell'uomo e del proprio territorio. Non vi è discorso corretto sulla natura che non investa l'uomo, non vi è discorso centrato sull'uomo che non riguardi la natura, il territorio, la trama delle sue infinite presenze di vita. E il lago di Quarto, con la sua storia scandita da vicende naturali che ne hanno modificato l'aspetto e la funzione, si presenta ora come emblematico problema da affrontare con la saggezza di colui che sa riconoscere i segni del degrado e sa proporre progetti di risanamento non offensivi della vita, della bellezza, né dissacratori delle naturali vocazioni dell'ambiente. Sono estremamente interessato, come presidente della sezione di Italia Nostra del comprensorio Cesenate, al problema del lago di Quarto, e penso che questo sia un problema sì della comunità di Quarto, ma è un problema dell'intero territorio comprensoriale e quindi è un problema dell'Assemblea dei Comuni costituitasi il 1 luglio 1984 e che dovrà misurarsi con il problema del lago di Quarto, unitamente alla comunità montana, perché proprio su questo problema si verificherà la sua validità politica. Il lago di Quarto sarà la verifica della nostra capacità di proteggere e salvaguardare il territorio. Potremmo dire al contrario che la morte del lago potrà significare la morte della nostra stessa democrazia, ma la morte del nostro territorio. La sezione Italia Nostra, dico quindi in questa occasione che mi è offerta e di cui sono grato agli operatori,
Dico che deve sollecitare con tutte le sue forze un intervento nei confronti del lago, un intervento che i tecnici dovranno effettuare con metodologie appropriate, ma che noi dobbiamo chiedere e rivendicare, perché è impietoso stare fermi dinanzi a questo degrado, a questo meraviglioso, tragico degrado, a questa bellezza che è ancora dolce, ma non è il dolce naufragio dei leopardi, è l'amaro naufragio della natura. Fate presto voi a dire lago, questa è una giungla paludosa. Pensa che queste acque un tempo ispirarono anche il poeta. Ascolta e sogna. E se questo non ti basta, vieni con me a sentire quello che dice la maestra. Dunque ragazzi, un tempo, prima del 1812, il lago di Quarto non esisteva. Il fiume Savio scorreva lungo questa valle attraverso pittoresche cascate. Nella valle c'erano campi coltivati, vigneti, case di contadini, capanne di pastori. C'era il palazzo del signorotto del paese, il signor Marini. C'era la chiesa e c'era un mulino d'acqua. La vita scorreva lenta, scandita dal ritmo delle stagioni. Una mattina, e sembrava una mattina come tutte le altre, il 21 marzo 1812, molti degli abitanti della valle si recarono di buon'ora a Sarsina, alla Fiera delle Palme, chi a piedi e chi a cavallo. Altri ancora ripresero l'usato lavoro di tutti i giorni. Ma improvvisamente, verso le 8:30, si sentì un fragoroso boato che riempì tutta la valle. E il montalto, che voi conoscete, si spaccò in due. E un'enorme massa di terra, di sassi, rotolò, travolgendo tutte le cose che erano nella valle e sbarrando il corso naturale del fiume. La frana, così come riporta il testo, procurò la morte a 18 persone e numerosi furono i feriti. Ma intanto le acque, non potendo più seguire il loro naturale corso, si propagarono per tutta la valle e si formò così un lago naturale. Rimase questo lago per 15 anni. Poi venne un'improvvisa siccità che durò per mesi e mesi e il livello del lago si abbassò, per cui l'acqua non poteva più fluire nel sottostante letto del fiume Savio e tutti i mulini che si trovavano lungo la vallata rimanevano inoperosi. Una delegazione pontificia venne e incaricò l'ingegnere Bertoni di provvedere. Questi ordinò che venissero fatte esplodere delle mine. Le mine, esplodendo, crearono dei varchi in questa muraglia di terra e l'acqua del lago poté nuovamente scendere e dare acqua a tutta la vallata. Solo nel 1923 si avrà nuovamente un lago.
questa volta però è un lago artificiale creato dall'uomo e sarà appunto la SIDAS, Società Idroelettrica dell'Alto Savio, che provvederà a creare un bacino idroelettrico facendo qui in questo solito punto uno sbarramento con una diga in calcestruzzo. E il lago è destinato, era come oggi, è destinato allo sfruttamento dell'energia elettrica. La storia del lago di Quarto poi nei nostri giorni voi tutti la conoscete. Ah, lei pensa che qui non ci fosse stato un lago una volta, vedendo un territorio così malmesso come adesso? Qui pensa che io con la barca portavo tutte le mie derate, portavo il legname, andavo a caccia alle anitre, mi divertivo un mondo. Adesso invece è diventata una palude che non vive più neanche i cinghiali, quindi siamo ritrovati in questo posto così e vengo spesso qui a fare un po' di solitudine in mezzo a queste sgarbe. Vedi, il degrado è dovuto a un processo di interramento, come eloquentemente può spiegarci il geologo ingegner Antonio Veggiani, profondo studioso e ricercatore del nostro territorio. Nel 1925 il lago di Quarto aveva un volume utile di 4 milioni e mezzo di metri cubi di acqua. Nel 1933, dopo 8 anni di esercizio, vi era stata una riduzione del volume d'acqua di circa il 50%. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché il Servizio Idrografico dello Stato ebbe la possibilità di fare sia all'inizio, nel 1925, sia nel 1933, uno studio dettagliato del fondo del lago. Uscì nel 1934 un importante lavoro sul trasporto solido nei corsi d'acqua italiani. Ebbene, il fascicolo numero 1 è tutto dedicato all'alto bacino del Savio e in modo particolare al lago di Quarto. Se si dovesse pensare ad uno studio, ad un ripristino di una parte del lago, occorre avere ben chiara l'idea che si studi, si facciano studi, oppure quegli studi anche si apportano degli studi tecnici, perché il materiale che il Savio e il torrente Para portano durante le piene possa liberamente fluire e così contribuire al ripascimento delle spiagge romagnole. Sarà un piccolo contributo, ma il fiume Savio, come tutti gli altri fiumi, portano quantitativi enormi di materiale che non deve essere bloccato. Un esempio, per il periodo degli 8 anni, 1925-1933, è stato calcolato quanto materiale viene strappato per chilometro quadro dalle nostre montagne. Risulta un quantitativo pari a 1719 tonnellate per chilometro quadrato di bacino e per anno. Un quantitativo che, stimato per gli 8 anni di cui si parlava, e mettendo in conto anche altri apporti, frane di sponde, materiale che può derivare anche per erosione, è stato calcolato che nel periodo ricordato 1925-1933 circa 2.530.000 metri cubi di materiale solido è passato, oppure in parte bloccato, in parte passato,
qui nella sezione del lago di Quarto. In definitiva, si tratta di enormi quantitativi di cui una grandissima parte in questi anni è stato trattenuto qui nella zona del Quarto. Quindi, concludendo, una raccomandazione tecnica che si può fare ai progettisti, agli abitanti, alle associazioni, alle amministrazioni che portano avanti il problema del lago di Quarto, una raccomandazione importante è quello di evitare che nel prossimo futuro, qualora il lago venga in parte ripristinato, quantitativi di materiale possono ristagnare qui. Il materiale deve passare attraverso le paratoie, con opportuni accorgimenti che i tecnici sanno, in modo che ad intervalli il lago possa essere aperto, in modo che questo materiale possa defluire e dare così un contributo, anche se modesto, al ripascimento delle spiagge romagnole. Allora, l'inerbimento non è solo responsabile della fine del lago. L'inerbimento è effetto e non causa dello stato attuale del bacino e della notevole riduzione del suo invaso idrico. Dai 4 milioni e mezzo di metri cubi di acqua siamo scesi a livello di grossa pozzanghera limacciosa. Il lago di Quarto è ora una potenziale risorsa, ma anche un grosso problema. Ma io vorrei toccare brevemente due argomenti. Uno è quello dell'uso produttivo per fini energetici e quindi anche economici dei beni naturalistici. Quando parlo di questo mi riferisco naturalmente all'energia elettrica e anche agli scopi irribili. La siccità di quest'anno ne è un esempio. Per cui la necessità, dal punto di vista del progresso della nostra vallata, di un invaso pulito che possa dare acqua, bellezza naturale ed anche facilità produttiva. L'altro argomento è invece riferito al fatto che come bene, come valore ambientale paesaggistico, secondo me l'invaso di Quarto non può essere fruibile per le potenzialità che ha se non è inserito in un contesto di risanamento, direi proprio di recupero dell'intero corso del fiume Savio, perché è sul fiume in fondo che le collettività, i paesi sviluppano la vita, l'esistenza, le forme produttive. E a questo proposito la comunità montana ha presentato alla comunità economica europea un progetto integrato mediterraneo che parte dal Monte Fumaiolo geograficamente e arriva sino a Sarsina. Ecco, questa dovrebbe essere in fondo la risorsa finanziaria che ci permette anche di affrontare il grosso problema del lago di Quarto. A Quarto non c'è solo il lago che attende un intervento di bonifica. C'è anche la gente che vive, lavora, gioca, qualifica il proprio tempo libero. C'è la gente che prima ancora di chiedere tutto e subito si sforza di divenire comunità attraverso il paziente esercizio del confronto e della discussione. La scelta di restare nella località di nascita, operata da molti giovani del luogo, è di per sé un segno di ripresa della periferia che non vuole identificarsi in una sorta di rassegnazione alla inferiorità.
tanti anni fa. Questa gente sa che non si alzeranno nel cielo miracolose ciminiere quali simboli del lavoro industriale aperto a tutti, ma sa che il lago di Quarto, bonificato, potrà aprire prospettive ed occasioni di lavoro, potrà offrire spunti e stimoli alla loro creatività operativa. Non dobbiamo sottovalutare certe difficoltà. Allora io direi che come seconda ipotesi di pulizia del lago si potrebbe realizzare questa che adesso io sto indicando. Questo loro atto di fiducia nelle risorse potenziali del loro territorio non deve ridursi alle tristi note di una elegia composta per rendere più dolce lo spegnimento di una speranza. Una speranza che ha solo l'ardire di forzare i tempi di decisioni importanti e di rivolgersi con garbo all'opinione pubblica e agli enti territoriali competenti, perché sia prestata la dovuta attenzione al lago di Quarto e alla suggestiva quanto sconosciuta pineta che ne inverdisce i fianchi. Il ripristino del lago di Quarto interessa da sempre e in modo forte l'amministrazione comunale di Sarsina per tutti i problemi che sono adesso connessi, dal risanamento ambientale alla valorizzazione del lago dal punto di vista industriale per la produzione di energia, ma soprattutto interessa l'amministrazione comunale per il rilancio turistico che potrebbe avere questa magnifica località che colui che la vede per la prima volta affascina, perché effettivamente ci troviamo in una conca ambientale bellissima, con possibilità anche di utilizzo di questo magnifico verde che c'è, anche qui si vede attorno attraverso la pineta che è stata costituita da molti anni. Si potrebbero, una volta ripristinate le condizioni primitive di questa notevole massa d'acqua, io me lo ricordo quando il lago era ancora integro e lo specchio d'acqua era veramente notevole perché interessava sia il fiume Savio sia il magnifico torrente Para con tutta quella bella valle che è ancora tutta da scoprire. E io mi ricordo questa enorme massa d'acqua che certamente rappresenterebbe un fatto turistico di primaria importanza. Basterebbe pensare che per esempio qua davanti si potrebbe anche costituire, creare, vorrei dire, una specie di lido con tutte le attrezzature lacuali che di solito si fanno attorno al lago, lido che per il suo facile accesso sia agli abitanti di Sarsina, ma direi a tutti gli abitanti della vallata, Cesena compresa, perché non bisogna anche dimenticare che con l'entrata in funzione che ci auguriamo ormai vicina, delle sette, questa località che dista appena 40 km da Cesena sarebbe raggiungibile in 20 minuti, 35 minuti se potrebbe essere raggiunta da coloro che sono anche in riviera. Ecco, credo che questa possibilità di accesso facile darebbe la possibilità di usufruire di queste attrezzature che l'amministrazione comunale volentieri farebbe. Dall'acqua al bosco, dal verde ad altro verde, corre lo sguardo veloce in cerca di nuovi aspetti della bellezza. Salvatore! Hai visto che bell'acqua? Io? Mi è venuta un'idea. Giochiamo a fare il lago? Dai, va bene? Allora, aspetta, eh? Io entro, intanto entro nell'acqua. Intanto anche i bambini giocano a fare il lago. Speriamo che esso possa divenire domani uno specchio limpido e sereno come i loro occhi.